Abbiamo anche addirittura, se ci fate caso, questo glissato, questa cosa strana che c'è qua, c'è anche nella sezione, chiamiamola successiva. Abbiamo semplicemente un altro disegnino come quello precedente, che però stavolta riguarda il seguito. Come vedete, le proporzioni sono, cioè, temporali sono relativamente precise, quindi vedete che se le due iniziano qua ma finiscono quasi contemporaneamente, cioè vale a dire che questi due frammenti, cioè, non solo hanno molto in comune, ma durano anche quasi precisamente nella stessa durata, in sostanza, no? Vedete che ci sono degli elementi, questa cosa qua iniziale non c'è più, c'è il glissato che parte che parte però più tardi del violoncello, c'è un crescendo che però stavolta è più fisso, diciamo, cioè meno movimentato, e c'è di nuovo una nota di pianoforte, ma a dire la verità io ho sentito le robe strane, adesso lo sentiremo anche da un altro file, perché mi sembra un po' strano quello che ho sentito, e un diminuendo che però non diminuisce così tanto come nella sezione precedente, e ancora una volta l'accordo finale, che parte un po' prima e finisce prima, e questo invece è quel riverbero che si sente, no? Proviamo ad ascoltarlo. Anzi, vabbè, no, vogliamo vedere se c'è un problema con quello di fare. Quello che c'è di simile e quello che c'è di diverso tra le due sezioni. Si arriva nell'inviluppo dinamico, si arriva a un forte volume.
volume, e anche qua c'è ancora un crescendo diminuendo, ma non così incisivo. Abbiamo una roba nuova qua, una specie di solo, è un solo veramente che dura pochissimo, è veramente esagerato chiamarlo solo. Comunque salta fuori il clarinetto basso con una parte insomma di primo piano, velocissima, e poi c'è di nuovo l'accordo finale, stavolta preceduto dalla stessa cosa ma movimentata, quindi movimentata e poi statica, come appare dal disegno, no? Sentiamo. Adesso sentiamo anche un pezzo del precedente, il finale del precedente di tutto questo. Oppure no, cosa succede insomma dopo, no? Se questi tre insomma fanno comunella in una cosa che può considerarsi un'unità di per sé oppure no, in che misura si distingue da quello che c'è dopo in sostanza.
forse non ci crederete, ma ho un disegnino anche di quello che succede là. Ecco. Ovviamente non si vede tutto, ma comunque vabbè. Quello che si può vedere è che c'è un qualche cosa comunque in comune. Forse l'unico. Allora, intanto quello che c'è di comune è che come quello che succedeva prima, si parte comunque da una situazione di volume basso, di staticità, no? E poi improvvisamente gli elementi sembrano essere gli stessi, almeno sembravano a me quando l'ho ascoltato, vale a dire il movimento, l'ampiezza degli accordi, cioè il volume, però questo sviluppo del volume non sembra così lineare, così semplice come questo, sì, c'è un crescendo, poi c'è un improvviso qua, una nota, un accordo forte senza avere il crescendo e il diminuendo, e poi qua c'è un crescendo con diminuendo, poi abbiamo questo elemento strano, cioè proprio timbricamente non si era mai sentito, sono i jeté degli archi, vale a dire gli archi che invece di essere suonati così sul violoncello vengono fatti rimbalzare sulle corde, sono quei suoni che adesso li sentiamo, un po' curiosi insomma, che ovviamente fatti in modo così sovrapposto, non è una cosa che si può facilmente, almeno fatto in questo modo, controllare, in modo da avere dei ritmi precisissimi. Questi sono proprio gettati, insomma, non è il tipo di arcata gettata, per un'altra cosa, per chi capisce quello che sto dicendo. Ecco. E dunque, per forza di cose creano un movimento sonoro, no? Irregolare. Ecco. Ascoltiamo allora. Queste tre enunciazioni molto simili che fanno comunella tra di loro, chiamiamola una sezione fatta di tre ripetizioni o variazioni ovviamente di una cosa simile, okay? Seguita da, se non erro, tre ripetizioni di un'altra cosa e variazione ovviamente, okay? Che è questa qua, questa è la prima enunciazione del nuovo pattern. È chiaro quello che sto dicendo? Ok. Allora io sono anche andato a vedere, così per curiosità, da questo punto di vista, cosa succede ancora dopo. Quindi abbiamo una sezione di tre enunciazioni, un'altra sezione di tre enunciazioni, e dopo cosa succede? Si ritorna, si va in un'altra direzione, cos'è che succede? E quello che possiamo ascoltare è un'altra cosa che si può considerare un pattern, però come vedete è completamente diversa da tutto quello che c'era prima, tanto è brevissima. Per esempio, poi inizia con questo glissato pulito che adesso sentiremo, poi c'è però, ci sono delle cose che abbiamo già visto, c'è la nota di pianoforte, che è questa, no? Quando io faccio questo vuol dire c'è la nota bassa di pianoforte, c'è il solo di clarinetto basso che avevamo trovato prima, quindi è vero che è completamente diverso, ma non è una cosa assolutamente diversa, ci sono degli elementi di richiamo, no? Sentiamo cosa succede. E
solito eletto non è particolarmente evidente, però lo ascoltiamo perché comunque è un qualche cosa che esce, anche se poco rispetto a prima, no? Sono a volte molto simili tra loro, no? A volte invece improvvisamente cambiano e diventano nuovi pattern, ma allo stesso tempo è un po' come se gli stessi elementi si rimescolassero in un certo qual modo e comunque con una costante molto forte. Per esempio in questo caso abbiamo l'accordo finale presente in tutti. Noterete, cioè, se vi può sembrare appunto arbitrario il fatto che uno scelga delle sezioni così, chi è che mi dice quali scegliere? Però tutte queste sezioni iniziano da un momento statico di un volume relativamente basso, o a volte bassissimo, dipende dalle situazioni, e finiscono con, appunto con uno stacco, no? Come per esempio l'accordo tenuto a lungo. Qua iniziano qualcosa di diverso, per esempio, no? Chiaro? E quel qualcosa di diverso magari è la ripetizione e variazione di quello che c'era prima. Allora, è tutto chiaro fin qua? Ma di testa non ancora? Va bene. Allora, andiamo al fantastico, al mal di testa arriva adesso. Sì, dai, c'è anche così. No. Sì. Bene, allora. Vi ricordate quello schema d'albero che abbiamo visto prima, no? Cioè, noi possiamo dire che queste tre ripetizioni dello stesso pattern fanno un'unità, vengono considerate un'unità, è come se fosse un ritornello che si ripete, no? È chiaro? Quindi, questo è quello che abbiamo ascoltato prima, più e più volte, ok? Questi sono i primi 18 secondi, con la seconda ripetizione e la terza ripetizione. E vediamo che questi tre si fanno un gruppo e diventano una specie di unità, ok? Poi c'è un'altra sezione, che è quella di cui abbiamo ascoltato la prima enunciazione, no? E guarda caso anche questa è composta da tre ripetizioni. Poi abbiamo ascoltato quella che inizia con il glissato, questa qua è questa, e guarda caso anche qua abbiamo tre ripetizioni. Quindi stiamo cominciando, se prima cercavamo di capire che cosa succede a livello basico, cioè diciamo, non a livello basico dei singoli attacchi, eccetera, anche se la prima cosa che abbiamo fatto era sentire proprio le singole cose il più possibile. Poi le abbiamo raggruppate in proprietà collettive, abbiamo visto che queste proprietà collettive, siano gesti o oggetti, chiamiamoli così, oggetti sonori, vengono combinati in modo da ripetersi, da costituire un pattern che viene ripetuto. Adesso noi abbiamo visto che queste ripetizioni dei pattern si distribuiscono in modo da essere vicini tra di loro creando delle ulteriori sezioni. È chiaro? Ma non solo. Quello che voi vedete qua è un'analisi di questo tipo condotta su tutto il pezzo, dall'inizio alla fine. Ok?